Adesso andiamo a Lucca, al Salone del Centro Nazionale del Volontariato, dove il TG1 e il Corriere della Sera hanno presentato un'iniziativa comune sull'Italia del Bene per costruire ponti per una migliore convivenza. Silvia Ferretti. Pur con mille difficoltà, ma insomma, se c'è la volontà feroce, anche chi è stato unto dal carcere come me può cambiare vita. Cambiare vita fino al punto di diventare testimone di un messaggio di speranza per gli altri. La cooperativa sociale dei detenuti di Rebibbia, che stampano magliette, è solo una delle tante belle realtà presentate al villaggio solidale organizzato dal Centro Nazionale del Volontariato negli spazi del Real Collegio di Lucca. Uomini e donne di cui non si sa molto perché la bontà non fa notizia, ma c'è chi crede che ci sia un altro modo di fare informazione e lavora per dare visibilità ad un mondo come quello del no profit, troppo spesso in ombra. In questa direzione va l'accordo di collaborazione firmato dal TG1 e dal Corriere della Sera e presentato proprio al Festival del Volontariato dal caporedattore del TG1 Piero D'Amosso, in rappresentanza del direttore Mario Orfeo e da Giovanna Rossiello, curatrice della rubrica sociale del TG1 Fa la cosa giusta, in onda il martedì mattina su Rai 1. Due testate leader dell'informazione insieme per dare più spazio e più risalto sui giornali e in TV alle storie positive che succedono e aspettano solo di essere raccontate sempre, anche laddove la cronaca sembrerebbe portare in un'altra direzione. E per questa edizione è tutto.